Ciao ragazze, bentornate sul canale, che impressione fa dirlo. Allora, qualche giorno fa su Instagram vi ho messo questa foto dicendovi, appunto facendovi vedere tutti i prodotti che avevo utilizzato quel giorno per il trucco più richiesto nei direct di Instagram. A me fa sempre ridere questa cosa perché quando ho un trucco semplicissimo, tempo di realizzazione 5 minuti senza impegno, mi chiedete sempre cosa hai usato, oddio faccio un get ready with me, un tutorial. Quando magari faccio qualcosa di un po' più complesso o sfumato un pochino di più, non mi piace mai. Quindi, vabbè, questa cosa mi fa sorridere perché dico, vabbè, questo è l'universo che mi dice non ti impegnare, va bene così. Scherzi a parte, qui nella foto appunto che vi facevo vedere, vi mostravo i prodotti che avevo utilizzato quel giorno. Vi faccio questa premessa: quel giorno avevo usato questi prodotti, la tecnica resta sempre la stessa, i passaggi restano sempre gli stessi. Ovviamente ci sono giorni in cui uso altre cose, posso usare un fondotinta diverso piuttosto che qualcosa per fare terra e blush differenti. Quindi, siccome ho tantissime cose in arretrato di cui voglio parlarvi, tantissimi prodotti che voglio mostrarvi, questo sarà il primo di una lunga serie di video uguali con prodotti diversi. No, scherzo, vi farò vedere anche tutti gli altri, tra l'altro che sono sia nuovi per me che magari sono appena usciti, quindi ci poi riaggiorneremo con altri Get Ready With Me. Io mi lascio a questo video chiedendovi pazienza perché la postazione era nuova e ho praticamente capito adesso alla fine come doveva stare tutto. Quindi portate pazienza se non sarà un video perfetto e soprattutto perché Brigitte e Margot nei primi minuti hanno dato il meglio di loro con il loro zampettio e gioco, quindi sentirete anche loro in sottofondo, però non importa, voi guardate i passaggi. Ce la dovremmo fare, la prima volta che registro in questa posizione e non so se andrà. Comunque, iniziamo, vabbè. Cerchietto per liberarci dai capelli, che più sono corti e più arrivano in faccia. Allora, io ho già applicato tutta la mia skincare, quindi sono pronta ad applicare il primer e il burro cacao che applico sempre quando arrivo qui. Burro cacao Jouer, uno dei miei burro cacao preferiti in assoluto di tutti i tempi. L'avevo finito, l'ho riacquistato, poi me ne hanno rimandato un altro. Questo tipo è il terzo che uso ed è buonissimo. Se sentite dei rumori di sottofondo, come sempre, credo che il make-up a Brigitte e Margot ispiri gare di wrestling, perché loro iniziano a giocare a nascondino, a acchiapparello, insomma tutti i giochi che conoscono. Primer, come primer sempre lui, il Photo Finish Primerizer di Smashbox. Anche questo sarà tipo il terzo che uso, mi piace proprio, pur avendo io una pelle mista, quindi non una pelle che ha bisogno di idratazione, però questo primer mi aiuta proprio a mantenere ben fisso tutto il make-up, anche se non applico il fondotinta, anche solo il correttore magari su tutto il viso. Questo primer, io ve lo dico sempre, a me piace un sacco. Oggi vi stupirò, non è da me, lo so, ma applicherò tutto con le mani perché è proprio in real time. Io tutti i giorni faccio in velocità, soprattutto perché userò un prodotto. Sapete che vi avevo già fatto il video precedente che avete visto, è il mio cassetto del make-up e lì ci sono praticamente tutte le basi che utilizzo tutti i giorni. Oggi ve ne farò vedere tutte, ve l'ho promesso anche su Instagram, ve le farò vedere tutte. Oggi però iniziamo da questa qui, che è quella di Lancôme, lo Skin Feels Good, che è un perfezionatore di tinta, non è considerato un fondotinta, io lo considero una via di mezzo fra una crema colorata e un fondotinta super, è una BB cream quasi, ha una coprenza leggera che però secondo me si può stratificare, poi con un buon correttore si può andare a definire. Il mio colore è lo 025, io ne uso questa quantità,
cioè vedete pochissima, e poi la vado ad applicare come se stessi applicando una crema. È super morbido, si stende facilmente, non fa spessore, è comunque una texture elastica che va, come vedete, a dare solo un po' di uniformità al viso. Adesso controllerò. Ecco. Ha uniformato bene tutte le discromie, tutti i rossori, ma comunque una coprenza leggera. Perché io adesso prenderò il mio correttore invece preferito degli ultimi mesi, che è questo qui di Too Faced, ed è il Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Allora, io di questo, del vecchio Born This Way di Too Faced correttore, avevo provato una mini size e l'avevo proprio non bocciato di più. Perché non mi era assolutamente piaciuto, anzi avevo anche detto che era riuscito a far emergere le occhiaie, che quel giorno o comunque in quel periodo non avevo. Quindi quando è uscito questo, ero un po' restia, poi mi ha convinta il concept. Questo è un correttore che intanto vedete il formato è più grande rispetto a un correttore normale, perché viene concepito come un correttore da utilizzare anche su tutto il viso per le persone che vogliono utilizzare solo il correttore e che non hanno bisogno, barra non vogliono, utilizzare il fondotinta. Quindi ho detto, ecco, questo è il mio prodotto. Anche perché io di correttore, cioè ci sono quelle giornate in cui utilizzo veramente solo il correttore e vi farò vedere cosa faccio quando utilizzo solo il correttore, e io i correttori li finivo alla velocità della luce, quindi questi esattamente 15 ml mi fa super comodo. Qui sempre dove c'è la macchia lo stendo con le dita. Potrei usare anche la Real Techniques, ma non l'ho bagnata e quindi faccio con le dita. Ok. Non l'ho applicato volutamente sulla palpebra perché vado a usare il mio nuovo primer. Questo è sempre di Smashbox e si chiama Photo Finish Lid Primer. È uscito in varie colorazioni, la mia è la Light. E questo è un primer che ha come funzione non solo quella di essere utilizzato come primer, ma anche come colore correttivo per la palpebra. Perché qua non l'ho messo perché non sento niente. Okay. Quindi va a uniformare quelle palpebre con rossori, venuzze, insomma ci sono, no? Quelle palpebre con la pelle un po' più sottile, quasi, sembra quasi trasparente da quante venuzze si vedono. O comunque più scure con delle discromie, esistono, ci sono. Cipria, come vi dicevo su Instagram, vi facevo vedere nella foto che ho pubblicato, questa è la Insta Fix and Matte di Rimmel. È la cipria, ve ne ho parlato anche di questa 57.000 volte, è la mia preferita, è leggera in colore, opacizza, fissa, non fa strato, lascia la pelle comunque non polverosa, quindi non con quell'effetto incipriato, passatemi il termine. Vabbè, però dico sempre le stesse cose, ma sono costante. Quando una cosa mi piace, poi mi piace veramente. E come vedete, ne consumo tantissime. Ok. Quindi base sistemata, manca solo da fare un po' di contouring con Bahama Mama di The Balm, che è questa terra, e che in realtà non la uso proprio come contouring, ma un po' per scaldare tutto l'incarnato. Abbondante come blush Lovejoy di MAC, che è questo che sta finendo
ma del quale ho anche un bellissimo backup pronto all'uso. Ho finito tutta la base nei giorni in cui sono super di fretta, va bene anche così. Già adesso ho iniziato a recuperare un po' di minuti, non facendo più le sopracciglia, perché come avrete notato dall'inizio del video non eravate abituati a vedermi così. Ho fatto il tatuaggio, la dermopigmentazione, non ho fatto il microblading, che è quella tecnica pelo per pelo, ma ho fatto una tecnica che si chiama pixel ed è una sfumatura. Praticamente va a ricreare la sopracciglia come quando viene truccata, quindi come la truccavo io tutti i giorni. Se andate su Instagram, nella mia home page, cioè nella mia home page, nella mia biografia, sul mio profilo, dove ci sono tutte le storie in evidenza, c'è proprio tutta una cartella dedicata alle sopracciglia, sia la prima volta che le ho fatte che dopo il ritocco. Poi avevamo fatto un Q&A, un domanda e risposta, quindi lì magari trovate tutte le domande, che da chi sono andata, quanto costa, bla bla bla, insomma andate a vedere. Quindi io le pulisco semplicemente, le pettino, ma solo per pulirle un pochino, e poi prendo un ombretto color burro, e io lo prendo da questa palette di Wet n Wild che vi avevo inserito nei preferiti su Instagram del lunedì. Ogni lunedì, quando ho qualche preferito, il lunedì è la giornata dedicata a farveli vedere. Se non li vedete è o perché vi avviso che non riesco a farli o perché non ho preferiti, molto semplicemente. E questa è una palettina che si chiama Color Icon Rosé in the Air, ed è bellissima, dei colori molto molto belli, e vi avevo fatto vedere che è il dupe perfetto di Ablaze di Smashbox, della Cover Shot, che già che ci siamo vi faccio vedere pure qua qual è, visto che ce l'avevo vicina. Ecco, vedete, sono molto simili, comunque vi avevo fatto vedere tutto lì. Prendo questo color burro con un super pennello grosso, un po' fluffy, e lo applico su tutta la palpebra, mobile e non, proprio così. Il pezzo forte di questo look, chiamiamolo così, che è quello che vi piace. Ah, scusate, ma mi fa male. Oh, sto facendo super mal di testa. Comunque, vi dicevo, il prezzo. Il pezzo forte di questo look occhi è dato da un colore bellissimo che io ho in questa palette di MAC. Credo che non la facciano più, comunque erano gli ombretti classici che trovate sempre in mini size. Il colore che uso io è Sketch. Sketch è un bellissimo prugna violaceo molto scuro che uso in alternativa a un altro colore, cioè la tecnica resta la stessa ma la combinazione di colori cambia. L'alternativa è questo colore qui, un bellissimo marrone testa di moro della Smoky Obsession di Huda Beauty. Oggi lo facciamo prugna perché mi andava così quando vi ho fatto la foto, e ricreiamo tutto perfetto. Quindi io utilizzo questo pennellino qui, che è un pennellino che è perfetto per quello che vado a fare. Vado a ricreare una sorta di eyeliner, quindi di linea nell'attaccatura delle sopracciglia, molto fitta, molto leggera, poco sfumata, come se applicassi una matita o un eyeliner, però ovviamente con la tecnica dell'ombretto il risultato cambia. Quindi come vedete, quello che si ottiene è una sorta di eyeliner sfumato con l'ombretto. Ora starà a me decidere quanta intensità dargli, e io ne do abbastanza, anche perché così durante la giornata mi resta bene fino a sera. Ogni tanto sfumo un po'. E poi intensifico sempre l'attaccatura. Questo pennello comunque è una svolta, è un pennello che fa parte di un kit di Real Techniques, che ha una forma ma comoda,
Stessa cosa vado a fare anche sotto. Riprendo il pennellone burro col quale ho applicato il burro e vado semplicemente un po' a sfumare. Poi riprendo sempre il mio color sketch e lo riapplico e risfumo. Avanti. Quindi questo avete visto è il passaggio più semplice della storia dell'applicazione degli ombretti del make-up, credo veramente. È imbarazzante da quanto è semplice, però a me piace tantissimo. Mascara sto usando perché voglio finirlo il Ciglia Sensazionali di Maybelline, che devo dire è un mascara che mi sta durando un sacco, mi è piaciuto, lo promuovo, trovo che sia un po' troppo liquido all'inizio, quindi mi piace da metà in poi, però questa cosa è tipica del quasi il 90% dei mascara. Quindi ci può stare. Quindi vabbè, e vado, lo applico semplicemente. Quando avevo appena fatto la laminazione, questo mascara mi faceva delle ciglia. Wow, sembravano finte. Anche adesso fa un bel effetto. Però ovviamente la laminazione appena fatta, tra l'altro la laminazione è una cosa meravigliosa, chi l'ha inventata, tanto di cappello. Dopo aver visto com'era semplice tutto fin qui, non vi preoccupate perché adesso sarà ancora più semplice il tutto, perché applicheremo come prodotto Lambra una sola cosa, cioè una matita di Kiko, la 303 di queste qui, le Creamy Color. Io non so se le facciano ancora, comunque, insomma, è stata una matita che ci siamo comprate più o meno tutti, perché è il dupe perfetto di una matita che, se siete qui su questo canale da tanti anni, vi ricorderete, Claren Bay Rose, che non ho più fatto. Ed è il dupe perfetto di una nuova matita che stravolge il web, Pillow Talk di Charlotte Tilbury. Tra l'altro ce l'ho, ma in questo momento non riuscite a trovarla, il che vuol dire che è in qualche borsa, quindi ve la farò vedere, giuro. Quindi niente, la applico su tutto il contorno, riempiendo. Questo è il risultato finale, quello della foto. E quello che vi vedete praticamente tutti i giorni, nella maggior parte delle volte. Noi ci vediamo al prossimo video per provare tutti gli altri prodotti base, tutte le altre cose che vi ho promesso.